Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in un angolo del giardino dei frati minori cappuccini qui di San Giovanni Rotondo, per raccontarvi quanto ha scritto in un suo libro Padre Pio Profile il cappuccino americano Padre John Shug, che ha riportato un aneddoto particolarmente significativo di una persona che poi è rimasta legata alla casa sollievo della sofferenza. Ecco, parliamo di Laurino Costa, che testimoniò che viveva in un piccolo paese vicino a Padova ed era disoccupato. Un amico gli parlò di Padre Pio, gli diede una piccola immaginetta, lui pensò subito di rivolgersi a lui e chiedere una benedizione, chiedere appunto la supplica, una grazia per trovare presto un lavoro. E mandò a Padre Pio un telegramma. Ricevette subito la risposta: vieni a San Giovanni Rotondo. Così fece. 1958, lui ricordava anche la data, il 4 febbraio, fece l'autostop per arrivare a Padova e alla stazione dei treni incominciò a raccontare questa storia, questo suo legame con Padre Pio, proprio con una signora che aveva accanto, come spesso accade nella stazione, insomma, ci si racconta. Un signore, racconta Laurino, ci sentì e gli chiese proprio se lui volesse un passaggio per andare a San Giovanni Rotondo, perché lui andava a San Giovanni Rotondo. Quel signore era il dottor Gusso, che era il direttore medico della casa sollievo della sofferenza. Insomma, loro arrivarono qui a San Giovanni Rotondo giusto in tempo per partecipare alla messa di Padre Pio alle 4 del mattino. Dopo la messa, quindi, in sacrestia c'era tanta folla, c'erano tanti uomini. Padre Pio lo chiamò per nome, lo chiamò ad alta voce: Laurino, vieni qua, due volte. Scrive Laurino, raccontando questa sua testimonianza a Padre John: io non lo avevo mai visto prima, mi avvicinai a lui tremando come una foglia e lui mi disse: bene, ora sai che fai? Vai a dar da mangiare ai miei ammalati in clinica. Beh, Laurino disse: ma padre, io non so cucinare, non sono mai stato cuoco, non so di che cosa si tratta. E di nuovo Padre Pio: vai in clinica e vai a cucinare ai miei malati. E poi Laurino gli disse: ma padre, mi assisterete voi? Tu non preoccuparti, vai, io sarò con te. Laurino arriva in casa sollievo, viene presentato alla madre superiora, che contentissima lo guardò e disse: ah, lei è l'esperto cuoco che stavamo aspettando, finalmente è arrivato e siamo molto contenti. Venga, le presento tutte le persone che facevano parte dello staff della cucina, quindi pentole, insomma, questo grande ambiente. Potete immaginare quello che passava per la testa di Laurino in quel preciso istante. Fornelli, lavandini, utensili, grosse pentole. Il terrore maggiore venne dalle facce degli addetti alla cucina, che aspettavano proprio ordini da me. Tuttavia io ebbi la sensazione che ero stato sempre in quel posto. Era come se io fossi stato sempre un cuoco. Tutto mi sembrava in un momento molto familiare. Andai avanti e quel giorno io cucinai per circa 450 persone. Questo è un racconto che arriva da Padre John su Padre Pio Profile nel 1987, ecco, quando si racconta come Padre Pio entra prepotentemente nella tua vita e la trasforma.